Dottoressa Leila Di Giulio, nuova assessore del comune di Francavilla, come è maturata, dottoressa, questa decisione di entrare in politica? È stata una mia scelta abbastanza, come dire, veloce dell'ultimo periodo sicuramente. Non ho voluto perdere il contatto con col sociale, con la gente, con la città soprattutto dove io vivo e che mi ospita da quasi 30 anni. È una città che conoscevo già per la mia precedente esperienza a Chieti, nella questura di Chieti. Poi naturalmente passando a Pescara eravamo in un altro ambito territoriale e la riprendo molto volentieri, con grande slancio, in un'altra veste che so essere diversa, di servizio, di collaborazione col sindaco che già conoscevo. Per cui è stata una scelta e soprattutto un accordo molto veloce, davvero proprio dell'ultimo periodo, e che mi gratifica. Io ringrazio tutti per la fiducia, spero di fare bene. Sono state assegnate delle deleghe pesanti, importanti, l'istruzione e la sicurezza. Partiamo dall'istruzione, c'è subito il nodo delle scuole che dovranno riaprire, poi la sicurezza. Francavilla è comunque una città sicura, c'è una buona percezione di sicurezza. Questo lasciamolo dire per il momento alle forze dell'ordine, che sono chiaramente per la loro parte di grande competenza. Io farò la mia parte, collaboreremo. È una città dove naturalmente si vive bene, sicuramente ha delle problematiche che dovranno essere capite. È una città dove la percezione di sicurezza probabilmente c'è, ma è una percezione, va vista poi la sicurezza reale. Per quello che riguarda la scuola, che è un campo che in parte ho conosciuto per la mia pregressa attività, insomma, negli uffici precedenti, anche qui devo approfondire, conoscere l'ambiente, e certo so che è una sfida importante. Parliamo di un campo socialmente fondamentale per questa città, è una città anche giovane dove ci sono molti giovani, molti bambini, molte scuole con dei servizi che devono essere chiaramente seguiti.